sappiamo. Petta. R-Bo. Ho sbagliato. State partendo? E noi passiamo ai players. Ah no, questi sono i players. Ah, stanno già giocando, sì. Nel frattempo io aggiusto la grafica. RBO contro. Tu sei. Ho sentito il rumore di una B, no? Andiamo per. Più sei, distruggilo. L'anno scorso. Ma quest'anno vediamo. L'anno scorso! Più sei, l'anno scorso. Comunque, ragazzi, siamo partiti. Abbiamo subito un Mario che cerca di combare in qualsiasi modo possibile e immaginabile. Charizard dalla grande hotbox, però quasi impunibile nel modo in cui lo usa. Più sei. Che mi sarei aspettato con un Cloud, sinceramente. Attenzione, la presa, la back throw. Attenzione che spesso e volentieri comba back throw to side B. Non so se l'ho detto abbastanza ad alta voce, perché è RBO. Nah, mi sentono? No, no, non loro, ma RBO, perché non volevo fare troppo così. Però è meglio se lo sa. Attenzione, da un tilt che non si può punire i Charizard. Evidentemente RBO non lo sa. Sopravvive dopo l'up throw. Questo è up smash. Il tavolino non siamo ad Aversa, siamo a Napoli. Grande lotta qua. Ok. Attenzione, rischia quasi di RBO. E Petta annuncia il suo morto subito. Una volta visto stava per partire l'up throw. Infatti così è stato. Attenzione, è stata tutta K. Infatti Mario jab jab jab, che è così Charizard che è quasi in kill percent. Però senza rage Mario potrebbe avere un po' di difficoltà. Attenzione la back throw. E effettivamente non funziona. Sarebbe bastato un 50% di rage probabilmente per killare. Ma forse no. Attenzione, up smash reversato, ottimo, è tecnicissimo questo il giocatore. No, no, scherzo, veramente molto bravo, Petta. Erbo, scusate. Attenzione, up B, che non punisce Erbo. Nella K, cerca la prova, niente da fare. Sei neutral, schiva la presa, scusatemi. La schivata, attenzione up air, il classico di Mario. Air era vuoto questa volta di Mario. Attenzione la grab down throw, poi cerca di combare con un air back throw. In questo momento grande vantaggio da parte di RBO. Ma deve stare molto attento Ryusei in questo caso. Entra con un air. Ecco, quindi può recuperare in qualsiasi momento, dice Magister. Può rubare in qualsiasi istante Charizard, vedremo. Però sembra veramente dura in questo momento. Attenzione! E trova così la spike. Io vorrei fare lo zoom. No, non su di noi, ma sulla faccia di Ryusei che ci siamo persi. Il ghigno malefico. Il ghigno malefico di Ryusei che era sicuro di rubarla. Io l'avevo detto. Magistrix l'aveva detto. Magistrix l'aveva detto, effettivamente. Incredibile, ragazzi. E poi switch, giustamente, quando Ryusei fa bene, switcha. Ci sta, perché ci sta? Perché in questo modo... Che buffone! Ma no, non è vero, lui vuole vincere, quindi vuole spezzare un po' il gioco, no? Non far abituare troppo l'avversario al suo game. Dici? Il pocket? No, noi non vogliamo Cloud, io non lo voglio. Bello questo dado, io. Te l'ho detto perché non vuole far abituare troppo l'avversario. E poi c'è anche il counter pick di RBO, che è in questo caso Diddy Kong, che sta allenando RBO in questo momento. Vediamo. Sei down tilt da parte di Diddy Kong. Poi una pera a vuoto, viene punito con la grab. Vediamo. Base di stallo in questo momento. Non un po' a vuoto. La banana su Diddy Kong che entra con un fair. Un'altra banana fa scivolare Shulk. Ora banana, poi il side B che non viene punito. La serie down tilt, poi F throw. La banana non c'è, è stata in cima. Entra Shulk con un nair, un altro nair. Il fair a vuoto, poi si prende un becchetto Shulk ancora. Vediamo. Gli prende la banana ma non riesce. Attenzione, serie di fair. Attenzione, tenta lo spike. Sempre e comunque per lo style. Ho fatto anche la rimane. Comunque,
Attenzione! Grande read da parte di RBO. Scusate, sarà anche un up smash. RBO, scusatemi. Allora dove è R staccato B staccato O, però si può. Comunque, grande giocata da parte di RBO. Anche down tilt up smash entra come al solito. Siamo in jump in questo momento. È molto rischioso da parte di Tay. Entrare in shield volendo. Però tenta la giocata. Ho capito qual era il piano di Ryusei. Ma che non va, purtroppo. Bene, adesso inizia a combare qualsiasi cosa. Sta sul sicuro, però è molto più combabile. È molto molto pesante. Poi date l'attenzione! Il read assurdo! Un up smash lento! Come chissà cosa! E back throw! La pettata anche con Didi funziona! Down throw poi fair, però collegati, c'è il footstool assolutamente non voluto, oh! E poi il down air che prende con la punta, non spike, però no, che spike col bear, era il sore spot del down air, colpisce con la punta e quindi dà molto fastidio a Diddy Kong in quel caso, visto che non ha il tempo di recuperare ulteriormente. No, oh sì, non lo so ragazzi, me lo dovete dire voi. Best of 5 è best of 5 o 3? Ah, quindi che cos'è della... Vai. State update. Vale. Ma comunque siamo in winner semifinal, come ben saprete, meglio di me. Ritorna su Mario, il nostro RBO. E invece Ryusei rimane su Shulk, evidentemente si sente sicuro con Charizard, aveva rischiato parecchio. Bene, up throw da parte di Mario, che poi collega con lei. Life bomb non va. Insomma, cosa ne pensi di questo matchup? Sicuramente la puntata dalla parte di Mario. Attenzione! Stava un autolink della B. Ma un autolink un po' più forte. Non va. Quindi pareggio al momento. Sì. Fatto male, ha recuperato così. Questo è Mario, praticamente. Attenzione! Penso un altro Air, non va! Air. Di Mario, che in questo momento poi sta. Non troppo vicino. Sì, bene. Air. In forma, però in questo caso. Una serie di up air, poi attenzione, questa è nuova up throw to down air, che effettivamente non va, quindi non la vedevo probabilmente mai più. Ma comunque attenzione alla B, poteva fare uno stage spike, quindi ha fatto bene a provarci. Attenzione, adesso siamo in smash nonostante la rage, vuole proprio trucitarlo. E infatti il fail, ma per la frame ha fatto un altro get up, no, due i frame, e due cosa grappi. Va bene. Comunque attenzione il nero. Safe e poi si prende un up smash. Giusto. Mario. Up smash Mario. E parità. RBO deve fare il super comeback, perché oltre a questo match dovrebbe recuperarne altri due per vincere. Però non è detto che vinca di questo. Comunque se la sta cavando egregiamente Mario in questo caso, o RBO insomma. Non entra in buster. Fare molto male, ma allo stesso tempo può prendere tanti tanti danni. Ora backclear, attenzione, cerca il meme. RBO, parte il momentum da percentuale e se ne va. E allora niente, è vicino alla morte. Attenzione, con lo scudo si prenderà un sacco. Attenzione. Sì, esatto, rischia di prendersi veramente tanti schiaffi in questo caso. Cioè, ecco, questo è uno smash molto sensato, perché comunque non rischia troppo, ma allo stesso tempo può fare molto male. Attenzione. Cos'è questa, la down throw? Down throw, sì. Down throw che quasi killa. Attenzione, non punisce questo up B che non va a spot. No, come si dice?
ad andare sull'edge, insomma. Dove se ne è volato? Attenzione il nail, penso. Attenzione, una serie di salti da parte di Shulk. Ancora il fail, poi la smash. Però non kill in questo momento. Attenzione, dovrebbe mettere davvero in difficoltà questa situazione. Ah, però ancora il jump, quindi recupera con calma. Entra il back air, sono Malk. Convinto che fosse il back air. E chiude col Malk. Back air Malk. Attenzione, Ryusei non era in forma oggi. E poi si mette a fare le peggio.